Benvenuti ad un nuovo episodio di Acquerellisti allo sbaraglio. In un video precedente abbiamo iniziato a prendere in esame quelle che sono le tecniche di base dell'acquarello. In particolare ho parlato della tecnica wet on dry, mostrando nello specifico come effettuare una stesura di colore uniforme. In questo video invece voglio parlarvi di un'altra possibilità, ovvero come effettuare una stesura di colore graduata. Gli obiettivi di questi video, così come degli esercizi che nei video propongo, sono quelli di approfondire la conoscenza delle tecniche di base, ma anche acquisire maggior sicurezza e dimestichezza nella gestione dell'acqua e del colore sia nel pennello che sulla carta. In più, in questo video condivido qualche consiglio per approfondire e continuare il lavoro a casa semplicemente apportando qualche modifica agli esercizi proposti. Una piccola nota: vi consiglio di utilizzare una carta di buona o comunque discreta qualità per essere sicuri di ottenere un buon risultato. Dunque, ottenere una stesura di colore graduata sicuramente richiede più tempo rispetto a quella uniforme. Ma non vi preoccupate, ricordatevi, tutto il tempo dedicato a dipingere è sicuramente tempo ben speso. Quindi entriamo nel dettaglio. Adesso vediamo come effettuare una stesura di colore graduata utilizzando la tecnica wet on dry. Quindi andremo ad applicare colore bagnato diluito sul supporto alla carta che invece sarà asciutta. A differenza della stesura uniforme, nella stesura graduata l'intensità del colore non è costante in tutte le parti, ma varia, quindi va a sfumare, o al contrario aumenta in intensità. Vediamo. Un primo modo per capire di che cosa stiamo parlando è prendere anche un po' di dimestichezza con la gestione dell'acqua e del colore, è questo qua. Prendo del colore molto intenso e lo applico sulla carta. A questo punto scarico il colore in eccesso nell'acqua, asciugo un po' il mio pennello, vado all'interno e mi tiro giù il colore. Ripeto lo stesso procedimento, quindi lavo il pennello, lo asciugo dall'acqua in eccesso, vado e tiro giù il colore. Quindi sostanzialmente quello che andiamo a ricercare è una variazione nell'intensità del colore, in questo caso dalla parte più in alto più intensa ad una man mano meno intensa mentre scendiamo. Vediamo come possiamo fare. Immaginiamo di voler iniziare una stesura partendo da un colore molto diluito. Ecco qua. Adesso a questo, man mano, applico un colore sempre più intenso. Ok, come potete vedere siamo partiti dalla porzione in alto più diluita, quindi più chiara, e siamo andati aumentando pian pianino l'intensità e quindi abbiamo una gradazione di colore da meno intenso a più intenso. Ovviamente lo stesso discorso può essere fatto anche al contrario, quindi parto con un colore molto intenso
e via via scendo. Alla fine utilizzo solo l'acqua, quindi scarico completamente il pennello, lo asciugo dell'aria, dell'acqua in eccesso e applico solo acqua, non più colore. Quindi anche qui abbiamo una transizione dalla parte superiore più scura, man mano si fa meno intensa e più debole. Ok, ci sono tre consigli che voglio condividere con voi rispetto a questa tecnica e a come è possibile esercitarsi. Primo consiglio, provate ad effettuare una stesura graduata su superfici di grandezza diversa. Quindi magari si parte all'inizio in questo modo, con delle superfici abbastanza piccole e poi cercando via via di fare una stesura graduata magari su un intero foglio. 20x30, magari la metà di questo, fino ad arrivare a un foglio come questo, 30x40. Chiaramente, aumentando le dimensioni della superficie, aumenta anche la difficoltà di gestire correttamente l'acqua e il colore. Inoltre, se durante la stesura una pennellata non dovesse fluire in maniera uniforme o dovesse rompersi in qualche punto lasciando il bianco della carta, è possibile rimediare caricando subito il colore e applicando immediatamente una nuova pennellata sopra. E sconsiglio di andare a ritoccare successivamente la stesura e soprattutto di monitorare lo stato di umidità della carta, perché se andiamo ad applicare del colore molto diluito su una parte di carta che sta asciugando, creeremo delle fioriture e quindi l'effetto chiaramente della stesura verrà alterato. Consiglio numero 2. Provate ad effettuare delle stesure graduate utilizzando diversi colori e anche diverse intensità. E questo aiuta quindi non solo a acquisire più dimestichezza con la gestione dell'acqua e del colore, ma ci aiuta anche a conoscere meglio i nostri colori, perché ogni colore ha delle sue caratteristiche particolari che ne influenzano anche il modo in cui reagiscono e si comportano sulla carta. Pensate ad esempio a un colore che è granula, quindi come effettuare una stesura graduata con un colore che tende a granulare. Inoltre, consiglio numero 3, provate a fare delle transizioni utilizzando colori differenti. Anche in questo caso potete ottenere degli effetti multicolore molto interessanti che possono ben adattarsi ad esempio degli sfondi per i vostri lavori successivi. Ok, il video è terminato. Se vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un pollicione in alto e di iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!